Ciao a tutti ragazzi, voglio fare con voi oggi un circuito funzionale aerobico. Voglio soltanto aver bisogno di due pannetti da pulizie, vanno bene anche due Swiffer o due pannetti per il pavimento, tappetino, bastone e due bottiglie d'acqua, preferibilmente da 2 litri, ma va bene da 1,5. Ok, iniziamo. Piccolo riscaldamento, porto il ginocchio al petto e lo estendo lateralmente. 10 ripetizioni, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio gamba, mi raccomando, bello forte l'appoggio di quell'altra gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, divarico le gambe quanto posso, dove arrivo, appoggio il palmo della mano a terra, da qui alterno l'appoggio del palmo della mano con la spalla opposta, sempre 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, intanto sento tirare bene, 8, gli estensori dell'anca, 9, 10, ok, avvicino soltanto un piede verso il bacino, e rimango in appoggio della gamba piegata, quell'altra la stendo con la punta del piede che va verso il soffitto, rimango qualche secondo, appoggio il piede teso, cambio lato. Vado con il piede a martello, più che sento tirare questa fascia qui. Ok, vado in appoggio anche del palmo della mano davanti, avvicino tallone e punta. Ok, da qui srotolo una vertebra dopo l'altra, gambe semipiegate, sali su con le braccia parallele e rimani, stabilizzazione. Rimani qualche secondo, senti il gluteo che lavora bene. Quattro, tre, due, uno. Rivai su, fletti le gambe, prendo il bastone. Attenzione qui chi non ha gli addominali ben allenati, che non scende troppo lateralmente. Quindi ora vado piegarmi lateralmente da una parte e dall'altra, espiro quando vado giù, fuori l'aria, mi raccomando, attenzione bene alla schiena, teniamola sempre dritta, sentiamo già lavorare gli addominali. Sempre 10 ripetizioni, ultimi 2, ok, avanti e indietro, avanti e indietro, spalle sempre lontane, ok, vai giù, partiamo con il primo esercizio del circuito. Ok. Posizione plank. Prendo 2 pannetti. Plank. Avvicino i gomiti, i ginocchi e riallargo. 30 secondi. Thank you.
bottiglie, una per gamba. Ok, ora cambio lato. L'altra. Sorridete sempre. Dai, dai. Smaltiamo queste calorie. Sempre 30 secondi. Ok, squat, movimento laterale che almeno vedete la schiena, deve essere sempre in retroversione. Ok, ora addominali, se volete fate crunch, se no io vi faccio così, basta non sforzate il collo. Ok, prendo le bottiglie, se non ce la fate braccia piegate, altrimenti stesse, salgo su in padricarla e scendo, sempre glutei attivi e l'ombelico ovviamente è verso la colonna. Attenzione. Ok. Incrocio le ginocchia. Vado a stendere. Ora vado in defaticamento e stretching. Allungo, allungo. Ok, poggio la punta dei piedi, sali su, appoggio il tallone, piego le ginocchia, srotolo una vertebra dopo l'altra, sciolgo le spalle. Ok. Facciamo ora un po' di stretching. Inspiro, sali su con le braccia, allontani le spalle dalle orecchie, sali su, butto fuori l'aria, e ancora un altro, butto fuori l'aria. Ok, mi prendo un piede e l'avvicino, il tallone al gluteo, rimango qui. Se voglio intensificare ancora di più l'allungamento del quadricipite, vado in leggero piegamento della gamba tesa. Cambio gamba. Se non ce la faccio mi appoggio ovviamente. Ok. Caviglia che va sopra il ginocchio opposto. Piano piano scendo con il bacino qui, se posso, se non ce la faccio a stare in equilibrio mi appoggio sempre, allungo bene il medio e lungo gluteo, medio e lungo gluteo. Cambio lato, cambio gamba.
Da questa posizione appoggio le mani a terra, avvicino i piedi, piego le gambe e risalgo su, sempre srotolando una vertebra dopo l'altra, sciolgo bene le spalle. Ora braccio, la mano la porto al gomito opposto, la porto indietro. Vado a portarmela dietro la testa in modo che la mano è in mezzo alle scapole. Cambio braccio. E ora me lo porto dietro la testa. Ok, lascio la presa, mi prendo con una mano la testa, me la porto da una parte, sento tirare bene tutti i muscoli del collo, se voglio intensificare ancora di più l'allungamento con l'altro braccio, con il gomito opposto, spinge verso il basso. Cambio. Ok, grazie a tutti e queste ripetizioni le potete fare almeno dalle 4 alle 5 volte, quelle del circuito che vanno dall'esercizio del plank fino a quello con il pelvic curl, insomma del sollevamento del bacino con le bottiglie, quindi è un lavoro tricipite. E basta, quindi grazie a voi per la partecipazione e la visualizzazione, ci vediamo presto con altri esercizi, ciao, grazie.